Allora ragazzi, io penso di iniziare subito io parlando di questa Che è quello partita. un pochino più calmo. Sì, no, ci siamo calmati perché ormai ci siamo più che altro rassegnati. Io non voglio mai parlare troppo di colpa dell'arbitro, perché una squadra quando perde ha sempre un po' di colpe sul risultato. Ma io vi giuro, io quello che ho visto stasera, il furto che ho visto stasera, non me lo ricordavo, vi giuro, io da tempi in memoria, io guardando il Gubbio è la partita che ci hanno più rubato da quando guardo il Gubbio. Da Idem. quando guardo il Gubbio. Non c'è stata una partita in cui l'arbitro ha indirizzato in maniera così pesante i nostri avversari. Ed è palese in questo caso, non che l'arbitro sia stato comprato, ma che si sia fatto condizionare palesemente dal terreno di gioco e dal fatto che il Pordenone era primo in classifica. Io non ho nulla contro i tifosi del Pordenone, ma chiunque, anzi no, gli amanti del calcio non possono non ammettere che quello che è successo oggi è stata una rapina a mano armata. Una squadra che vince 1-0 con due tiri in porta, forse manco due, forse il tiro in porta e basta, e meritava di prendere tre rigori contro tre rigori netti, netti per un braccio così, in ogni caso sempre netti, tre rigori clamorosi, non ha avuto l'arbitro il coraggio di darne uno. E io posso capire che tu puoi sbagliare perché se stai in Serie C non sei certo un fenomeno, ma tu di tre rigori netti che erano tutti perfettamente sulla tua visuale, non sei riuscito a darne mezzo, meriti di essere radiato. Indipendentemente dal fatto che l'abbiamo subito noi. Ovviamente siamo arrabbiati perché giustamente l'abbiamo subito noi, quindi ci arrabbiamo di più. Ma in generale, un arbitro che fa un disastro così epocale, a un certo punto, gli stessi giocatori del Gubbio hanno fatto coi bracci così, hanno detto, noi non ci potevamo fare niente, cioè, che potevamo fare? Sono stati espulsi, ammonito un giocatore Ha nostro, espulso espulso l'allenatore. Galderisi, espulso il vice, a loro di 4 rigori, a 3/4 rigori, non ne ha dato uno, Mamma uno! mia! Mamma mia! Io non ci posso credere. Mamma mia! Mamma mia! Madonna, ragazzi! Tre rigori, tre. Giuro che chi qua sui commenti si azzarda a dire che non abbiamo ragione, lo blocco dal canale, lo banno! Non potete dire che non è così! Tre Questo. rigori! Chi Tre! par chi par chi dice chi dicesse chi dicesse comunque chi dirà queste cose vuol dire che non ha per nulla visto la partita, perché dire che perché la gente è facile dice dai tappelli ai rigori, io posso capire uno, due. Ma tre no, ma tre netti, cioè così netti che il giocatore l'ha presa così, l'arbitro aveva la visuale completamente libera, non è riuscito a darne uno perché ha avuto paura. O ha avuto paura o è un mentecatto. Non penso che sia un mentecatto perché comunque se arrivi in Serie C qualcosina di buono ce l'hai. Ha avuto paura e se tu hai paura in certe situazioni meriti una squalifica esemplare. Esemplare. Non, a parte che non devi più vedere proprio il Gubbio, ma neanche se ti avvicina Gubbio, voglio vedere la festa dei cieli, te tagliamo le mani, te tagliamo. Per dire, cioè, mo, ovviamente si scherza, cioè, sto volutamente esagerando. Però porca miseria, cioè, noi abbiamo avuto l'impressione a un certo punto che la partita era già scritta, cioè era destino che il Pordenone doveva perdere. Poi, come hai Doveva detto tu, vincere. che doveva vincere, e noi dovevamo perdere, come hai detto tu, se io avessi saputo che Pordenone e Gubbio finivano 1-0. So primi, giocano in casa, ci sta. Ma se tu mi dici 1-0 con tre rigori netti di mano, tra un po' ci giocavano a pallavolo, tra un po' giocavano più con le mani che con i piedi in difesa, tanto l'arbitro non gli dava nulla. Poi hanno avuto anche il coraggio quei giocatori, fatemi sta zitti, che per un mezzo contrasto in aria con Marchi che poteva averla presa di mano, tutti così, tutti con i bracci alzati, ma non vi vergognate? Dopo tre rigori che non mi hanno dato per la stessa motivazione, avete pure la forza di protestare per un fallo di mano che non Poi, c'era? parliamoci chiaro, il Pordenone, a parte il gol di Berrettoni, non ha fatto un Pordenone non ha cazzo. fatto un cazzo, Non ha dai, ma fatto io un non voglio, cazzo. Oh, siete primi, siete forti. non hanno fatto Oggi non avete niente, fatto un cazzo. niente, Fine. niente, Oggi vi abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Voi avete giocato bene gli 8 minuti che avete 10 minuti, segnato. 10 minuti, non avete segnato, Basta. basta, Basta. ma non va Dovete essere bene, onesti e dire quello che pensate veramente. io No, sono. che fate. Certo, è logico. Se ero tifoso del Pordenone stavo godendo come un porco. Sì, ma Però bisogna ammetterlo, cioè io al posto loro ammettevo. l'avrei ammesso assolutamente, Cioè, avrei ragazzi. detto sono contento per la vittoria, ma non, cioè, non hanno dato tre rigori, ma questo per chiunque. Tre. Ma io non ho mai visto in una partita non dare tre rigori di fila, di cui due nella stessa azione. Questa l'ha presa di mano, è rientrata per terra. Il difensore l'ha ritirata, l'ha ripresa ancora di mano e non l'ha data, era lì, era lì. È palese che non l'ha voluto dare. Fine. No, Fine.
Non me la so spiegare sta cosa, cioè, veramente. Mamma mia! Non ha senso, perché proprio così indirizzi male le partite, perché una partita se arbitrata bene. Cioè, io per sto stronzo oggi ho perso. Per questo grandissimo stronzo. Cioè, minimo la potevamo pareggiare tranquillamente. Io veramente, guarda. Cioè, io ho visto a un certo punto negli occhi dei giocatori proprio la rassegnazione. Cioè, proprio. Ma per forza! Noi così che potevamo fare. Alla squadra oggi non possiamo dire nulla. Ci ha fatto batte un angolo tre volte, non si sa per quale motivo. Ci abbiamo battuto e no, devi arbatte. Abbiamo battuto, no, devi arbatte. Perché? Cioè, perché per far perdere tempo in questo modo? Palesemente. Cioè, non voglio pensare ai complotti. Io veramente, Non voglio pensare ai complotti, ma se l'arbitro aveva già chiaro nella sua intenzione di far vincere il Pordenone, lo doveva dire fin da subito. Noi ci mettevamo l'anima in pace, mettevamo tutte le riserve, perdevi uguale, buonanotte. Ma poi se tu ci avevi l'idea di farli vincere subito, ma veramente, ma che poi fino a mezz'ora era una partita, ovviamente la squadra più fortunata che ha segnato, la classica partita della squadra che merita di vincere ma non vince, la squadra che con il minimo di spesa stava vincendo. Poi sono arrivati questi rigori, di cui tra l'altro sono tre netti, ma ce ne stava anche uno il primo tempo, meno nitido, e non abbiamo detto niente, non l'abbiamo nemmeno nominato. Se proprio dobbiamo fare i tifosi piccosi, ce ne potevano essere anche quattro. No, però questo non lo nominiamo, perché poteva essere visto o non visto. Ma quei tre ragazzi, veramente, di cui uno era così, veramente. No, io non mi arrendo. Incommentabile. C'ho altro da dire. Basta, mi sono rotto il cazzo. Basta. Ci vedremo. Ciao. Noi tanto più di così. Più di così potevamo fare. Il Gubbio non poteva fare di più. Più di così potevamo fare. Punto. Nulla da dire. Ciao. Basta. Ciao. Vaffanculo.